YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouslaw.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. E buongiorno colleghi, ben ritrovati nuovamente su YouSlow Web Radio. Siamo in diretta sabato 8 aprile 2017, sono le ore 11:29 ed iniziamo questa seconda giornata dell'assemblea OCF che si tiene per l'appunto nei giorni del 7 e l'8. Trasmettiamo dall'aula avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in piazza Cavour, notoriamente presso il palazzo che ospita anche il Supremo Collegio. Chi vi saluta è Andrea Pontecorvo, in questo momento come Antonino Galletti, come sentite Lamberto Galletti, segretario dell'OCF, è in corso l'appello per la stesura del verbale. Ricordo che ieri pomeriggio i lavori sono terminati alle 7 e dei 16 punti sono stati trattati sostanzialmente 13 o 14. Oggi dovrebbe essere una cosa abbastanza rapida, per quanto alcuni di questi due punti sono stati posticipati per l'appunto ad oggi per consentire una discussione compiuta dei temi posti dal coordinatore Antonio Rosa all'ordine del giorno. Nel mentre che l'appello prosegue, io ricordo ancora una volta che questa trasmissione è resa possibile grazie alle sponsorizzazioni di Lextel, Asta Legale, Banca Popolare di Sondrio e Sistemi, delle aziende che hanno dato fiducia alla radio dell'avvocatura e delle aziende che lavorano ovviamente nel campo dell'avvocatura stessa, e noi ovviamente li ringraziamo perché consentono la trasmissione che, per quanto sia estremamente economica, comunque comporta l'utilizzo di svariate tecniche e sistemi anche tecnici che ovviamente devono essere supportati anche a livello economico. Mi raggiunge in cabina di regia anche Clara Mazzarella. Buongiorno Clara. Buongiorno Andrea, buongiorno radioascoltatori. Stiamo per iniziare, sei quanto mai tempestiva. Sempre sul pezzo. Lo so, anche se la sistemazione della radio portatile comporta arrivare in loco un'ora e mezza prima, però va bene, sei arrivato in tempo. Io porto me stessa e la mia voce, allora, quindi sono più smart effettivamente. Bisognerà nominare i revisori. Va bene, ecco qui, siamo pronti. Arrivano i soldi di finanziamento al Consiglio Nazionale Forense. Allora a questo punto possiamo lasciare davvero la voce al coordinatore Antonio Rosa. Quindi buon ascolto colleghi. Chiedo, devono essere in base al regolamento che ci siamo dati degli avvocati si sente adesso? Allora ripeto, in base al regolamento bisognerà nominare dei revisori dei conti. Devono essere avvocati, devono prestare la loro opera gratuitamente. Credo che logisticamente, anche per evitare disagi di spese, dovremmo scegliere tre avvocati romani. Ecco. Quindi pregherei Mauro di... Mauro? Scusate, non lo so. Si sente? Ho alzato il volume. Massimo. Hanno dei problemi con i microfoni che però noi sentiamo perfettamente. Bene, comunque casomai vediamo così se mi sentite.
problemi con il microfono, ma ripeto, temo che i tentativi di riparare il microfono così. Ecco, allora adesso mi sentite, perfetto. È uguale, è identica. È il sistema. Ecco, mi spiace, ma io non so cosa farci. Allora, dicevo, per... Scusi, Andrea, il problema che da chi dipende... Probabilmente hanno abbassato i livelli in sala. Qui si sente perfettamente, la vostra voce arriva perfettamente. Adesso... C'è qualcuno che può... Allora, scusate. Scusate, piccoli. Allora, ripeto, è necessario nominare i revisori dei conti in base al regolamento che ci siamo dati. Devono essere avvocati, devono prestare la propria opera gratuitamente. Io credo che per questioni logistiche forse tre avvocati romani, ma ovviamente non c'è nessuna preclusione. Sì, Andrea. E c'è un problema di doppio controllo. Non so, e io se volete domandiamo a quelli, per me però insomma, cioè perché controllano, cioè, e non so se siano avvocati o commercialisti. E quelli del CNF sono commercialisti, non sono avvocati. Allora, scusate un attimo, ripeto, io pregherò a Mauro di fare una cernita nell'elenco di quelli che sono i revisori dei conti, se voi avete qualche nominativo, però tenete presente che un'opera è data gratuitamente, ecco, cioè... Quindi i nominativi, io ho segnalato semplicemente il problema, perché nel momento in cui arrivano i fondi dal Consiglio Nazionale Forense bisogna avere costituito come assemblea un organismo dei revisori. L'abbiamo previsto e quindi va costituito. Punto e basta. Adesso... Andrea De Bertolini, è venuta in mente ieri sera. Magari varrebbe la pena, Antonio, se tu avessi voglia di semplicemente riportare all'assemblea OCF, perché non tutti ieri mattina erano presenti, quindi forse varrebbe la pena di dare atto di, dell'incontro che c'è. Non capisco più niente, cioè, allora, io stavo parlando dei revisori, finito, ecco, quindi attendiamo eccetera. Poi Andrea De Bertolini diceva adesso che di aggiornare sul discorso, ecco. Allora Andrea, se vuoi in due parole aggiornare tu, fanno, no dai, vai. Allora, non era per sostituirmi a te, Antonio, era solo perché può darsi che ieri non tutti voi foste presenti ieri mattina all'Agorà. Ieri mattina all'Agorà ci siamo trovati come presidenti degli ordini con un incontro che in realtà era stato preparato per presentare agli ordini
quell'idea che presidente Mascherini aveva anticipato in occasione dell'inaugurazione dell'anno del Consiglio Nazionale Forense. E sul tavolo era presente ovviamente il coordinatore di OCF, che è stato presentato, è intervenuto, rivalidando in realtà la sinergia stretta che c'è fra CNF e OCF. Andrea Mascherin ha esposto quali erano le premesse e i contenuti del suo intervento che aveva reso nel momento dell'inaugurazione, chiedendo all'assemblea di condividere, se lo condividevano, questa nuova idea, e cioè di un ruolo politico dell'avvocatura. L'assemblea ha condiviso questa direzione. A quel punto si è poi entrati nel merito dell'idea di Mascherin e si sono enucleati alcuni argomenti, quattro in particolare, che dovrebbero essere i temi preliminari dai quali far discendere e strutturare il progetto del ruolo politico dell'avvocatura. Sono il rafforzamento della natura costituzionale del ruolo del difensore, la individuazione di una carta di valori che dovrebbe essere espressiva non tanto No, scusate, hanno chiesto proprio adesso di sospendere un attimo un audio, perché devono sistemare un audio stesso. Ecco. Quindi se ci parliamo, o ci parliamo a voce, gridando un po', oppure dobbiamo 5 minuti di sospensione. 5 minuti di sospensione, come avete sentito, per tentare di risolvere i problemi audio. Noi mandiamo un poco di musica in questo momento. Quanto espressiva dei valori che sono alla base, sono sottesi a quest'idea di questa funzione politica dell'avvocatura stessa, quindi con un raggio molto più ampio, evidentemente, che non si riduce semplicemente agli interessi dell'avvocatura. Il terzo tema è quello della natura degli ordini e il quarto tema la nuova idea di mercato, regimi fiscali che riguardino in realtà anche qui non solo la categoria professionale alla quale apparteniamo, ma più in generale il ceto medio e il rapporto che c'è oggi fra sovranità e mercato, con tutto quello che ne discende, che bene conosciamo. Se io non ho inteso male, ma casomai... Sì, sì, ma confermo, questo è in messaggio che ieri il Presidente del Consiglio Nazionale, ma non ripetiamo, sono per quelli che non c'erano ieri mattina, ecco, a un incontro dell'Agorà, ha proposto. Ovviamente sono messaggi che ampiamente condividiamo, perché c'è una linea non solo percorribile, ma quasi necessaria per tutti. Ecco. Quindi piena condivisione, vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Man mano che il 21 c'è questa riunione del tavolo, cominceremo anche il 20, scusa, sì, il 20, chissà perché mi sono fissato con il 21, ecco, comunque il 20 hanno i 14, mi sembra che sia, no? Ecco. E quindi poi vi terremo aggiornati anche a mezzo mail su quello che ci siamo detti.
Adesso inizierei, per concludere i lavori, gli ultimi due punti in ordine del giorno, e cioè partiamo Pasquale Barbieri, che aveva chiesto di mettere in ordine del giorno, ed è stato messo, la questione della polizza infortuni, se non erro. Grazie. Infortuni. Allora, partirei con una comunicazione di servizio. Ho visto che i miei interventi sono stati oscurati nella trasmissione radio. Io avevo negato il consenso, poi però c'era stato il chiarimento qui in assemblea, avevamo concordato che a richiesta del coordinatore sarebbero state segretate, per cui la mia posizione rientra nella posizione di tutti, quindi prego la trasmissione dei miei interventi. Fatta questa precisazione, io su richiesta di numerosi colleghi ho chiesto di inserire all'ordine del giorno questo argomento, nel senso che, come tutti voi saprete, dal prossimo mese di ottobre, per rimanere iscritti all'albo, uno dei requisiti richiesti è quello di possedere una particolare polizza assicurativa, che oltre a coprire la responsabilità professionale, ed è giusto che ci sia, come è giusto per tutti i professionisti, una polizza che copra la responsabilità professionale, ed oltre a coprire la responsabilità per infortuni all'interno dello studio, il cliente che viene, scivola perché c'è il pavimento bagnato, lo dobbiamo risarcire, prevede addirittura che noi dobbiamo avere una polizza assicurativa per il nostro infortunio. Ora, premesso che probabilmente, anzi certamente tutti noi, ma per una questione nostra di garanzia ce la siamo fatta, io ho assicurato pure il cane, quindi se il mio cane morde qualcuno sono tranquillo. Però i colleghi, specialmente i giovani colleghi, non capiscono il perché di questo ulteriore balzello che andrebbe a incidere sulle 500-600 euro l'anno. Dice, allora dice, ci dobbiamo iscrivere alla cassa, dobbiamo fare l'assicurazione alla la responsabilità civile, dice, adesso dobbiamo andare anche ad assicurarci personalmente. Dice, come imporre nell'ambito automobilistico che uno debba avere la polizza casco o la polizza obbligatoria per il guidatore. L'importante è avere la polizza nei confronti dei terzi, perché dobbiamo come requisito per rimanere iscritti all'albo. Tra l'altro, io non so se a voi è capitato nei vostri studi, ma io ho già ricevuto due telefonate di compagnie di assicurazione, una promossa da Cassazione.net, i quali stanno dicendo, già sì, avete la polizza, ma la dovete rimodulare, va modificata, perché a ottobre vanno inserite queste nuove garanzie. Quindi io chiedevo un intervento perché venga rimossa questo obbligo. D'accordo sulla polizza che garantisca per i danni nei confronti dei terzi, ma adesso ad arrivare addirittura ad imporre una polizza per i propri infortuni, e magari poi quando andando avanti col tempo ci imporranno anche la polizza di assicurazione sulla vita. Tra l'altro noi abbiamo anche la polizza con la cassa, quindi abbiamo anche una protezione personale. Quindi tutti questi balzelli che servono per portare acqua al mulino dei poteri forti, le solite compagnie di assicurazione, le banche, e intanto pregiudicano noi professionisti. Grazie. Apro una discussione. Io personalmente non ho mai capito il perché della polizza infortuni che devo avere io come professionista e ai fini dell'iscrizione all'albo. Capisco benissimo. No, c'è anche una polizza infortuni, a me sembra di aver capito. Allora, io dico la verità, la capisco per se ho un giovane collaboratore, scusate un attimo, capisco l'obbligo di assicurare il giovane lavoratore che casomai si muove in macchina, va a fare un'udienza, ma ripeto, mi sembra
un po' eccessivo prevederla per il singolo avvocato. Ecco. Adesso chiariamo. Sì. Vi leggo il testo della legge. Sì, sì, l'articolo 12, secondo comma, il primo è sulla responsabilità, il secondo comma, l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle assicurazioni degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto. Non è, come diceva Pasquale, a garanzia dei clienti, perché il cliente se entra nello studio e si fa male non è coperto da questa, non è prevista per i clienti. Lì ci sarà la nostra responsabilità civile, come c'è se io vado in banca e mi faccio male. Ha ragione Cinzia, non è tra i requisiti previsti dall'articolo 21, ma nel codice deontologico è considerato illecito deontologico al pari della mancata stipula della polizza assicurativa per responsabilità professionale. Ora, questa è una norma senza sanzione nella legge professionale. Sinceramente poi non capisco perché il commercialista no, i notai no, gli ingegneri no, ma è frutto della legge speciale, abbiamo la legge speciale, quindi abbiamo enormi benefici, allora anche qualche obbligo. Allora, la richiesta è questa, va fatta al Consiglio Nazionale Forense di eliminare dalla, ma stamattina abbiamo detto ce ne sono altre che gli dobbiamo chiedere di eliminare, perché nel revisionare il codice deontologico il Consiglio Nazionale Forense ha immediatamente riportato una serie di obblighi, qualcuno anche stupido come questo, nella legge, riconoscendoli illeciti disciplinari. Ora, siccome l'articolo 3 ci dice che non tutti i comportamenti devono essere illeciti, ma solo quelli che incidono sull'interesse pubblico, siccome non c'è nessun interesse pubblico, se io vado a giocare a calcetto e mi rompo una caviglia, però questo va chiesto, io direi, nella revisione che sta per essere fatta del codice deontologico, in cui credo saremo coinvolti, mettendoci anche altro, perché ci sono una serie di cose che vanno eliminate. Mi sembra una soluzione, allora diciamo subito, più che altro a beneficio di chi ci ascolta, che non è una previsione che ha come sanzione una cancellazione dall'albo professionale. Ed è, c'è un problema che ha segnalato Sergio, che è un problema deontologico che segnaleremo al Consiglio Nazionale Forense perché ponga attenzione in sede di... Musa aveva chiesto la parola. Come illecito disciplinare la mancata assicurazione. Se lo dice espressamente quale poi possa essere la sanzione, quali possono essere le conseguenze, però è una norma della legge professionale. Quindi non credo che si possa intervenire esclusivamente sul CPF perché non è il regolamento. Bisogna tentare di porre rimedio a quello che prevede la legge. Riassumo brevemente quello che dice il collega Musa, cioè c'è il quarto comma dell'articolo 12 che cristallizza come illeciti deontologici anche illecito disciplinare, e quindi di conseguenza
questa richiesta che noi avanzeremo al Consiglio Nazionale Forense sarebbe una richiesta inutilmente data. Ecco. Allora io sarei dell'opinione, scusate un attimo, prendere atto. Qua leggo dal Sole 24 Ore, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale martedì scorso, ora non c'ho la data, sì, il 22 settembre 2016, il decreto ministeriale numero 238, in linea con il nuovo ordinamento forense, che detta condizioni essenziali e i massimali minimi per l'assicurazione e prevede anche la polizza anti-infortuni. Quindi... Allora, scusate un attimo, premesso che noi raccogniamo e siamo, credo, tutti d'accordo sull'inutilità di questa previsione, perché risponde a tutelare un interesse privato e che quindi può essere lasciato alla libera determinazione dell'individuo, noi non possiamo che prendere atto di questa situazione e io lo girerei al gruppo che ha in animo di rivedere la legge professionale come una sorta di raccomandazione affinché tra i punti da rivedere e da chiarire, ecco, tenete presente però che io la ritengo doverosa nei confronti di collaboratori di studio, non la capisco neanche per i dipendenti perché sono assicurati dall'INAIL. Ecco. Quindi però per i nostri praticanti, questo è un atto, una polizza infortuni è un atto doveroso e giusto. Va bene, posso dichiarare chiuso l'argomento? Prego, Nicciardi. Nicciardi Cagliari. Ma una precisazione, siccome si faceva riferimento, Giovanni ha letto prima il testo, la legge, che prevedeva una copertura relativamente alla polizza di infortuni solo ovviamente per il professionista e per i collaboratori di studio, ma non nulla relativamente ai clienti che possono eventualmente avere accesso allo studio nel caso che subiscano un infortunio. Perché? No, lo dicevo perché nell'intervento di Pasquale, se non ho inteso male, si faceva riferimento, dice, se il cliente entra in studio e scivola, noi siamo responsabili, ma lì non è una polizza di questo genere non è contemplata. Era giusto per avere un chiarimento. Allora, quindi ripeto, noi indirizziamo a Gennaro, al gruppo che segue l'ordinamento, una revisione dell'ordinamento professionale, di togliere per il futuro questo inutile e costoso orpello per gli avvocati. Grazie. Allora adesso pregherei Andrea Stanchi di illustrare il successivo punto all'ordine del giorno che mi sembra molto importante e prego Andrea di prendere la parola. Grazie. Allora, tanto chiedo di essere esentato dai 3 minuti perché è un pochino più complicato dai 3 minuti. Sono 2 e mezzo. Il tema dei protocolli. No, volevo solamente dire una cosa a proposito delle polizze assicurative che non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando, però potrebbe essere interessante perché nessuno o pochi lo conoscono. C'è il contratto, visto che si parla degli impiegati, c'è il contratto collettivo nazionale degli studi legali. Il contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi legali prevederebbe, questo mi ha detto la mia consulente del lavoro e mi ha sostanzialmente obbligato, prevederebbe la copertura degli impiegati per quanto riguarda le spese mediche. Costa 25 euro l'anno, una cosa di questo genere. Ci sono già state delle cause per cui gli avvocati sono stati condannati a pagare spese anche abbastanza importanti perché avevano, diciamo così, snobbato questo, che io non me ne ero neanche accorto, non sapevo neanche della sua esistenza, per cui volevo semplicemente segnalare questo aspetto per quanto riguarda i dipendenti degli studi legali. Sì, è una normativa, una famosa polizza Codiprof, Cadriprof, eccetera, che prevede un contributo di 25 euro per ogni dipendente. E
siccome sta in un contratto connettivo, è obbligatorio aderirvi, ecco, altrimenti si crea un problema con il personale dipendente nel momento in cui o si verifica l'infortunio oppure una malattia oppure. Grazie, lascio la parola ad Andrea, scusa. Un piccolissimo inciso visto il coso, forse dovremmo ripensare il contratto collettivo che applichiamo nei nostri studi, perché ha delle cose un po' insensate, quello degli studi professionali. Beh, questo è un inciso. Detto questo, il tema dei protocolli. Il tema dei protocolli non è un tema semplice, nel senso che è un tema che è collegato necessariamente con l'aspetto tecnologico di cambiamento della professione, che è un tema fondamentale tra quelli che abbiamo sul tavolo, perché è quello che facciamo più fatica tutti a capire e a gestire, per un problema per un problema di fondo complesso. Il problema di fondo è questo, che è una premessa per il ragionamento: la tecnologia viaggia a una velocità che per noi è difficile da metabolizzare, che è la legge di Moore. La legge di Moore è una legge che dice, facciamo un esempio semplice, se tu diventi grande a 20 anni, in un anno e mezzo raddoppi la tua crescita e in un anno e mezzo raddoppi la crescita a cui sei arrivato. Cioè sostanzialmente a 3 anni e qualche mese tu sei oltre i 100 anni e quindi sei andato con un'accelerazione che, avete capito, è estremamente veloce. Questo meccanismo che vi ho spiegato in modo così semplice, vi perdonatemi, che vi ho spiegato in modo disrupting, diciamo così, che è chiaramente comprensibile, ecco, è però il principale problema, nel senso che noi siamo abituati a ragionare sui nostri sistemi con la tecnica di dire non succede niente. Ecco, questo non è vero, nel senso che siamo finiti in un mondo in cui quelle macchinette lì stanno diventando intelligenti. E non è che diventano intelligenti come diventiamo noi, cioè che ci mettiamo 20 anni per cominciare a imparare qualcosa. Il giorno che diventano intelligenti vanno avanti raddoppiando ogni volta la loro capacità. Questo è il problema fondamentale. L'altro giorno, quando il ministro parlava della rilevanza che abbiamo come giuristi nell'intervenire sulla robotica, stava dicendo una cosa che è al centro del fondamentale dibattito sulla robotica, cioè siccome queste macchinette diventeranno intelligenti e hanno un ulteriore passaggio, continuano a imparare, imparano 24 ore su 24, che cosa guiderà le loro scelte? Quando avrò la macchina che va da sola e si trova nel famoso dilemma del prigioniero, se uccidere l'uomo grasso o uccidere l'uomo magro, che scelta farà? Cioè andrà a finire nel fiume con quelli che ci sono dentro, oppure prenderà sotto la mamma e il bambino perché nel suo programma deve riservarsi gli utenti? Queste sono scelte etiche di fondo, che sono etiche e giuridiche, che non possono essere rimesse ai tecnologi, sono scelte dei giuristi. Questo è il dibattito che ieri in modo semplificato il ministro ha messo sul tavolo. Tornando al nostro schema, questa è, diciamo, l'ambiente nel quale ci muoviamo. Fatto questo, noi siamo finiti, diciamo, all'inizio degli anni 2000 dentro il processo civile telematico. Idea di innovazione intelligente, perché non era possibile che la procedura restasse fuori dall'innovazione, con il fatto che non è stato compreso bene qual era lo schema di funzionamento di queste cose, per due fondamenti. Il primo questo, quindi quando penso una cosa nel 1999 e la attuo nel 2000, comincio a ragionarla nel 2000, poi dovrei procedere ad innovarla con lo stesso schema di velocità, perché quello che è stato pensato lì e attuato nel 2005 è vecchio come il cucco. L'altro schema è un dato della tecnologia di fondo. Io mi spiace, forse un po' ammorbato quando vi ho mandato la lettera facendo il richiamo ai principi della filosofia che si occupa di cibernetica e dei sistemi. La caratteristica dei sistemi, lo vedete voi sempre, anche nella sola applicazione di Word, è costrittiva. Cioè il sistema non si adegua alla realtà, ma tu ti adegui al sistema. Questo è un elemento di, tra virgolette, potere, che non è stato considerato quando abbiamo fatto
e abbiamo aderito allo schema del PCT come avvocati. Nel momento in cui noi abbiamo sostanzialmente delegato allo Stato di fare quella cosa lì, abbiamo preso una tasso di potere e l'abbiamo data allo Stato, senza renderci conto che nel codice civile abbiamo una regola che ci consente di dirigere gli altri. Ma aggiungendo al codice civile uno schema tecnico, noi abbiamo di fatto ridotto il codice civile a quello che lo schema tecnico consente. E quindi quando io mi adeguo allo schema tecnico, rinuncio ad avere le regole che gestisco io. Questo è un tema strategico fondamentale, perché abbiamo dato ad altri uno strumento che era sempre stato nostro. Questo è il punto. Allora, in questo schema, che vi perdonate se è un po' lungo, i protocolli hanno un'assoluta rilevanza, perché nel passato a tenere corti gli atti, ci pensavo, ne parlavamo prima con dei colleghi, ce la cavavamo con le marche, no? Io mi ricordo colleghi che scrivevano tutto abbreviato per metterne una sola e non fare più di 4 pagine. E quando la tecnologia ci ha consentito di riprendere pezzi, non tanto diciamo agli avvocati che scrivono direttamente, ma con la complessità degli studi, poi è finito che magari il collaboratore per semplicità inserisce i pezzi delle sentenze e l'atto da 15 pagine diventa 20, poi 30, poi 40. Ed è elefantiaco, verissimo. Lo schema del... E quindi siamo abituati ad avere atti più o meno... Poi la realtà è diventata complicata. Io faccio l'esempio per le cause di lavoro, in cui ho dato una sfida ai miei colleghi di studio su cause non semplicissime. Gli ho detto: provate a fare un atto di meno di 20 pagine e vediamo se ci riuscite. Non ci si riesce, perché il fatto è complicato. Se il fatto è lungo, noi il fatto non possiamo non metterlo in causa, va analizzato. Poi ci sono delle ipotesi in cui bisogna anche spiegare bene il diritto, perché è vero che tutti i giudici sanno il diritto, ma è altrettanto vero che delle volte è meglio spiegarglielo. Quindi non ha niente di male, ecco, diciamo così, che è uno schema ulteriormente complicato, perché si innesta nel discorso molto complicato che faceva ieri Andrea, che aveva buttato sul tavolo, su cui ha scritto, e che è collegato, forse lo rifarà Morace, sul problema di una giurisdizione che sostanzialmente si è avvocata al diritto di interpretare la regola e trasformare la regola scritta nella regola che decide lei, che è il problema di fondo, perché bisogna cercare di bilanciare. Cioè, di fatto abbiamo una giurisdizione che non è più vincolata alla norma com'è, ma all'interpretazione della norma come ritiene che sia costituzionalizzante piuttosto che europeizzante piuttosto che. Quindi uno schema estremamente complicato che si che ulteriormente si riproduce nel fatto che quelle sentenze delle sezioni unite per il penale e per il civile di fatto dicono: scelgo io quali questioni vengono valutate nella fase di verifica di che cosa? Dell'unica cosa rilevante rispetto a una professione intellettuale e a un'attività che è di dizione del diritto, la motivazione. Cioè, quando uno dice: io faccio la motivazione per relazione ma o per riferimento a una sentenza, anche una purché sia persuasiva, di fatto sta dicendo: io non ti dico perché ho deciso. In una professione come la nostra è solo la motivazione che dà conto dell'esercizio dell'attività intellettuale, perché la nostra è un'attività intellettuale sillogistica, dalla regola arrivo alla soluzione, regola, fatto, soluzione, poi più complicata di così. Quindi, tornando ai protocolli, la tecnologia ha imposto il PDF. Il PDF è illeggibile sulle grandi dimensioni, certo, perché il PDF è un formato, si chiama, è un formato che ha come funzione quella di trasformare qualunque altro formato, Word, quelli per Mac o per altro, in un formato standard. Però è poco leggibile, perché non cambio i caratteri, non lo tocco più. A questo unite la PEC, che è un sistema di certificazione senz'altro sensato quando è stato pensato, meno oggi. Che cosa fa la PEC? La PEC, quando voi andate a mettere dentro, vi dicono: c'ha 30 mega la PEC, no? 30 mega della PEC sono 15 di atto effettivo e il resto sono i codici di sicurezza, gli algoritmi per trasformarla nella certificazione. Quindi di fatto avete 15 mega. 15 mega sono pochi,
non riuscite a produrre i documenti. Se ne sono, quello è un tema che avevo sollevato subito quando mi sono messo a studiare il PCT insieme ad altri, abbiamo detto guardate che questa roba non funziona. Se ne sono accorti anche i magistrati che hanno avuto il problema, ad esempio, facciamo un esempio eclatante, in una CTU di 90 PEC in PDF, sono illeggibili, nessuno le può leggere, sono una cosa ingestibile. Questo poi si riproduce nelle cause dove ci sono molti allegati, tu produci, soprattutto i ricorrenti in lavoro, vi faccio l'esempio, devi mandare la prima PEC e poi non puoi mandare gli altri allegati perché devi aspettare che ti diano il numero di ruolo, perché sennò tu come fai? E c'hai il problema delle preclusioni, il 416 che è nell'interpretazione richiamato anche per il 414, uno dice dov'è la contestualità? Quant'è la contestualità? Si sta discutendo, la contestualità cos'è? Un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana per aspettare la PEC? Cioè c'è un problema tecnico che determina un problema professionale, cioè quello di poter leggere per i giudici, sensato, ce l'hanno tutti in tutto il mondo, questo tema della leggibilità è un tema che tutti quelli che si occupano di cosiddetto e-filing si sono posti. Che cosa hanno fatto? Hanno deciso per sistemi diversi dalla PEC, molto semplicemente, quindi è un tema tecnico che si trasforma in un tema processuale, che ci stanno facendo trasformare, qui arrivo ai protocolli, in un tema processuale limitativo della nostra professionalità. Cioè stiamo seguendo una logica di limitazione della nostra capacità su un problema tecnico invece di risolvere il problema tecnico. Questo era il dibattito che facevo, non volendo, quando l'ho buttato sul tavolo, limitare nessuno che abbia deciso di fare dei protocolli, però ci vuole consapevolezza, perché se facciamo i protocolli non riporteremo mai il tema tecnico sul tavolo, che è quello che è da portare sul tavolo, perché è un piano diverso. È come se noi ragionassimo su un piano che riguarda solo noi, mentre il problema viene da una roba che riguarda altri. Quindi quello su cui vi volevo pregare, e vado alla conclusione, se forse è anche un po' semplificato un problema molto complicato, è questa: non ci incanaliamo nella strada dei protocolli, non ci incanaliamo con grano salis, come si dice, perché ad esempio c'è un protocollo che l'AGI e l'Ordine di Roma hanno fatto sugli ATP che va benissimo, quello lì è diritto amministrativo del lavoro, va bene avere il protocollo, non va bene sui nostri atti, perché facciamo una limitazione del nostro diritto di difesa che deriva da un problema tecnico. Allora io vi prego e ve lo sottopongo come OCF, come tema, di assumere una posizione di questo tipo se la ritenete ragionevole. Noi siamo disponibilissimi come categoria forense a discutere del problema tecnico di innovazione del PCT, non lo siamo dei protocolli, perché come le fotocopie delle cose sono un problema relativo, sono un problema contingente che non può diventare un problema di regola processuale. E ricordandoci questa cosa, che tutte le volte che tutto il sistema processuale che passa attraverso il sistema tecnico è condizionato dal sistema tecnico. Questo è. Ritieni che possa essere comunque percorribile la strada di mantenere riflessioni sui protocolli, ma obbligatoriamente anticipare anche un altro tema che è quello al quale ti riferivi? O l'uno esclude l'altro? Io credo che nei limiti in cui andiamo a toccare con i protocolli gli atti istituzionali del processo, quindi le memorie, i ricorsi, gli appelli, eccetera, se ci prendiamo un limite di protocollo, stiamo facendo un servizio che nel tempo non è reso bene. Poi faccio un ulteriore passaggio. Che quindi su quel tema lì vale la pena di dire siamo disponibili a aprire un tavolo, che poi vuol dire anche considerare di investire risorse, ragazzi, perché questo è il tema. Però io credo che reinvestire risorse nel processo, nello senso di riappropriarci di una parte del processo, sia strategicamente fondamentale per liberarci e recuperare quel meccanismo di parità della giurisdizione. Il secondo punto è quello di andare a vedere cosa c'è di diverso. Per chiarirci, tu hai detto Mauro Vaglio,
hai detto che il problema tecnico è quello che un atto troppo lungo occupa troppo spazio. Mi sembra di ricordare che un documento Word di 200 pagine trasformato in PDF pesi poco meno di 100 byte, gigabyte, come si dice, mentre invece il problema sono i documenti allegati, che è altra cosa rispetto alla lunghezza degli atti e al protocollo eventuale sulla sinteticità o meno degli atti. Ecco. Sono due problemi connessi, nel senso che tu hai un problema di leggibilità, che ti ho detto, quindi dipende dalla lunghezza delle pagine, no? Cioè il problema che stanno ponendoti i magistrati sono: io devo leggere tante cose, faccio fatica a leggerle. Cosa che tu, se sei abituato a usare gli ebook, ti accorgi subito. Allora, sono due temi collegati, cioè un tema è lo strumento, no? Lo strumento PEC ha delle limitazioni sul volume, ok? Lo strumento PDF ha delle limitazioni sulla leggibilità, cioè se tu provi a leggere un qualunque documento, no, è tecnico, sì, scusate, dipende dal PDF. Non è un dibattito, scusami. No. È tecnico, sì, cioè dipende da... dallo strumento, e quindi è un tema di leggibilità. L'ulteriore profilo che questa cosa porta con sé è quello della sentenza francese che vi ho girato. Quella sentenza francese è sostanzialmente, che viene da un'ipotesi in cui una società che si chiamava Legal Tech faceva alcuni servizi di predisposizione di atti sostanzialmente preformati, quindi su format, e l'avevano denuncia, l'ordine francese l'ha denunciata dicendo: stai facendo esercizio abusivo della professione. Vince nei primi due gradi. La Cassazione cosa gli dice? Gli dice: guarda che laddove c'è un preformato in cui la mediazione tra il fatto, il diritto, la norma e il modello è ridotto, non c'è l'apporto professionale e quindi non c'è la violazione della riserva di legge professionale. È ovvio che quello lì è un caso estremo, però noi stiamo andando verso un mondo in cui il lavoro che facciamo noi al 50% lo faranno delle macchinette che sono più brave di noi. E tenete conto che questa cosa è implicata, perché voi che non teniamo conto di tutti gli aspetti. Cioè, quando avrete tutte le sentenze all'interno del sistema, che cosa ci vorrà per un programma che fa come sua normale attività, come fa quello di Google a cui siete abituati, con cui scrivete OCF e andate a vedere tutto quello che è successo dell'OCF piuttosto che gli alberghi? Che cosa fa? Va su volumi di dati per noi inimmaginabili, li analizza tutti e vi tira fuori i risultati, o addirittura dei report sui risultati a seconda del programma. Quando avremo la nostra, diciamo, limitata quantità di dati, che sono casi, che sono milioni e milioni, ma sono casi e soluzioni, voi quanto pensate che ci voglia per fare un lavoro, per quanto mediocre, ma diciamo in media, a un sistema come questo che ha la base dati già preformata? Non ci vuole niente. È una concorrenza sulla quale noi dobbiamo metterci a riflettere oggi, perché la legge di Moore dice che noi non siamo in grado di tenere il ritmo, ma il problema arriverà da noi con una velocità che noi non possiamo neanche immaginare. Quindi dobbiamo guardare il più lontano possibile per arrivare qua. E quindi anche quello che, come giustamente cercava di dire Mauro, ma forse possiamo fare dei distinguo e andiamo, è un problema che dobbiamo esaminare con estrema attenzione. E la mia osservazione, che è un'osservazione, diciamo, intellettuale e nulla di più, quindi per recuperare i discorsi che facevamo prima, parlo alla testa e non alla soluzione di un problema immediato, è quella di riflettiamoci con molta attenzione, perché credo che sia un tema estremamente strategico. Grazie. Ecco, volevo solo segnalare che questo problema nell'ambito amministrativo, e poi possiamo sentire Giovanni,
è già diventato regola, perché ha una previsione generica della brevità degli atti, ha fatto subito seguito il Consiglio di Stato con un preciso, scusa, poi faccio intervenire, aveva chiesto prima Sandro Canegaro e poi Sergio Papparo e poi Mauro Vagno. Beh, sul processo amministrativo noi abbiamo una norma nel codice del rito che impone che gli atti, anche le difese orali per la verità, debbano essere espressi in maniera succinta. Che cosa voglia dire? Insomma, era già equivoco di suo. In realtà il codice del processo amministrativo l'ha scritto in gran parte Delise, e poco ci mancava che scriveva che, insomma, cosa che non sto qui a dire. Il punto è che nel dicembre del 2016 è stato emesso il decreto Paino sul dimensionamento degli atti. È un atto abbastanza... il presente decreto disciplina i criteri di redazione e i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi. Non ve lo espongo tutto, però ci dice... è anche molto contraddittorio per ora, per fortuna, nella linea di quello che diceva Andrea, questi aspetti non vengono ancora percepiti, perciò è così importante battere la realtà sul tempo. Perché, per esempio, da un lato, mosso dall'esigenza di toglierci spazi, esclude che con gli strumenti telematici che abbiamo a disposizione, esclude che gli atti possano avere note a più pagina, che qui faciliterebbero poi la lettura del testo e la lettura delle citazioni o quant'altro, però consente i riferimenti ipertestuali ad altri atti del procedimento, a sentenze del parziali o quello che sia. Quindi ancora è un approccio molto atecnico, molto governato da altre logiche piuttosto che da quelle cui acutamente faceva riferimento Andrea. E quello che noto, e su questo dobbiamo fare un ragionamento in quella prospettiva, che l'articolo 10 di questo decreto, poi ve lo girerò, insomma, poi ne facevamo oggetto di riflessione con Antonino con riferimento al processo amministrativo. L'articolo 10, monitoraggio. Ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 4 dell'allegato secondo al codice del processo amministrativo, il presente decreto sarà aggiornato periodicamente in relazione agli esiti del monitoraggio disposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. In prima applicazione, l'aggiornamento del presente decreto sarà comunque disposto entro un anno dalla sua pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Qui, alla fine di questa riflessione, bisognerà decidere che tipo di posizione assumeremo noi riguardo a questi monitoraggi e al fatto che qui ogni corpo giudiziario sta andando un po' per conto suo, perché il processo telematico, faccio l'esempio del processo telematico amministrativo, che si svolge su protocolli e con modalità diverse dal processo telematico civile, e qua possiamo pure in qualche modo giocare su questa asincronia delle forme, oppure provocare l'uniformità. Questo, insomma, è un ragionamento strategico importante. La sollecitazione di Andrea io la condivido. Io a conclusione, così non intervengo più volte, intervengo una volta sola e chiudo. Il tema della struttura degli atti non è, può sembrare strano, ma a mio avviso non è distante dalle problematiche che derivano dall'accrescimento del significato della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. Perché questa la funzione nomofilattica così aggravata, che è foriera di inammissibilità di ricorsi, l'appello civile che, se è fondato su questioni palesemente infondate, ed è chiaro che se per caso va contro l'orientamento indicato dalla Cassazione sarebbe palesemente infondato e via discorrendo, porta a un conformismo dal punto di vista delle interpretazioni. Quindi intanto rende l'ordinamento, acuisce il conflitto ius lex, acuisce il conflitto tra legislatore che interviene con atto d'imperio e evoluzione autonoma dell'ordinamento, che già è un problema sociale enorme, ma poi rende veramente conforme l'orientamento, marginalizza totalmente il ruolo propulsivo dell'avvocatura e, sposato all'insidia che deriva dall'applicazione delle formule e delle formalità che portano all'evoluzione tecnologica, veramente tutto questo rischia di erodere completamente il nostro specifico professionale. Quindi io su questo condivido l'analisi di Andrea, e penso che noi dobbiamo fare una riflessione molto approfondita su questi temi. E soprattutto farla per tempo. Ha chiesto una parola a Sandro Canegaro, poi Sergio Papparo, poi Vinicio, poi Spampinato e poi Andrea. Siccome sono tanti, e anche Mauro l'aveva chiesto. Scusa.
Io sarò velocissimo, perché il prego. Ah, Sandro Callegaro, perché la limitazione del diritto di difesa, un tema ampissimo, e quello che ha toccato Andrea è un aspetto, insomma, quello tecnico. Però volevo porre una domanda per quanto riguarda questi protocolli, che sono fioriti in tutta Italia in una maniera indiscriminata, che complicano notevolmente la vita rispetto all'apertura invece dell'esercizio dell'attività professionale, dove l'avvocato adesso può esercitare su tutto il territorio. Peccato che il codice di procedura civile non basti più, ma bisogna conoscere anche delle nascostissime, delle volte o assolutamente inaccessibili, prassi tradotte in protocolli che vengono firmati tra presidenti degli ordini e quindi gli ordini professionali e autorità giudiziarie, delle volte corte d'appello, delle volte il presidente del tribunale, delle volte il tribunale dei minorenni e via dicendo. Il CNF con la Cassazione. La mia domanda è: ma che valore hanno questi protocolli giuridicamente? Cosa vincolano? Perché capisco l'aspetto tecnico che a torto collo ci condiziona, perché se ci limitano non è che puoi andare oltre, ma però vorrei sapere questi protocolli, se è bene che anche da parte nostra un orientamento di natura politica su questi protocolli, che risolvono anche in ambito locale tanti problemi, quindi hanno anche dei pregi e dei vantaggi, però hanno anche dei grandi limiti, quindi o c'è un sistema di raccolta, di esame di tutti quanti questi protocolli, o se no la professione diventa anche più difficile da una parte, e dall'altra parte mi pongo un problema anche di legittimità di questi protocolli. E per quanto riguarda invece la lunghezza degli atti, io ho fatto un procedimento davanti alla Corte del Lussemburgo, e c'è un sistema gestionale del processo online che si chiama Ecuria, che è un po' come il nostro processo civile telematico, insomma, grosso modo, molto più semplice, devo dire francamente, rispetto al nostro. Però anche lì ci sono delle limitazioni del numero delle pagine dei tuoi atti. Quindi io adesso non conosco molto bene la normativa europea, se ci sono altri paesi che comunque hanno per legge imposto un contenimento del diritto di difesa in quest'ambito. So che altri sistemi informatici limitano di fatto già il numero di pagine della difesa, o comunque non dell'allegazione dei documenti, ma solamente degli atti di difesa. Ringrazio Sandro dell'intervento. C'era Sergio, poi Mauro, poi De Bertonini e poi Spampinato. Il problema è importante ed è saggio, forse non per tempo, direi. No, il problema è importante, poi però ricordiamoci, noi siamo un organismo di rappresentanza politica, e quindi dobbiamo poi fare lo sforzo di trasformare riflessione. Io ringrazio Andrea per... Cioè, lo ringrazio poi però per una parte di... Ce l'ha la polizza di responsabilità civile? Ce l'hai? Dobbiamo provare a trasformarle in una proposta e soprattutto in un'iniziativa politica che rimetta questo organismo al centro della gestione del problema dei problemi, che è quello che ha posto Andrea. Il processo civile telematico, che comunque si sta espandendo, è già amministrativo, entrerà nel penale appena troveranno le risorse molto presto, è comunque un processo, mentre la telematica sta soppiantando e sta condizionando le regole processuali. Ma a noi interessano le regole processuali, non quelle tecniche. Io continuo a collezionare penne stilografiche, ripeto, sono un ordine che è stato all'avanguardia, sì, tra i primi, quindi ci credo molto, credo sia un'opera di democrazia, credo che risolva anche problemi molto, molto concreti, però è un processo. E qui c'è un'inadempienza politica. Nella prima riunione, voi ricordate, quando i magistrati tentarono di far saltare, di chiedere il rinvio del processo telematico,
A quel tavolo, a quella riunione ministeriale, c'era il CNF, c'era l'OUA, c'erano tutte le associazioni. Ci accordammo prima, nessuno di noi si azzardi a chiedere il rinvio, e dichiarammo cose che probabilmente non erano vere. Siamo pronti, perché erano i magistrati che volevano il rinvio. Poi tentarono di ricattare con le copie di cortesia, e poi però quel tavolo si è fermato. La promessa che era stata fatta è che ci sarebbe stato un adeguamento specifico del codice di procedura civile al processo telematico e non, cioè della informatizzazione alle regole del processo. Non è un caso che nel disegno di legge Berruti, che oggi è diventato il 2284, c'era scritto un principio di legge delega semplice e unico: adeguare il processo civile alle regole del processo civile telematico. Cioè avremmo dovuto metterci intorno a un tavolo e capire: è ancora funzionale l'atto di citazione o è meglio il ricorso, e via di seguito. Perché noi dobbiamo anche cominciare a pensare di avere un fascicolo che nasce telematico in primo grado e finisce telematico in Cassazione. Noi oggi in appello siamo costretti a scandalizzare i fascicoli alti così, se vuoi utilizzare in appello il processo telematico. Allora, la richiesta che politicamente dobbiamo fare è quella di riattivare immediatamente il tavolo, un tavolo tecnico specifico, perché quella parte è rimasta invariata. E probabilmente politicamente, ora non so qual è la sede, noi continuiamo a fare i 2284 le osservazioni, ma lì c'è dentro un processo di primo grado non compatibile con il PCT, oltre al fatto che ci rintroducono il sommario. Quindi probabilmente andrebbe chiesto politicamente di sospendere l'ennesima riforma del processo di primo grado fino a quando non si realizza la parte relativa al processo telematico, in cui tutte le riflessioni che ha fatto Andrea vanno introdotte. Sulla sinteticità degli atti sposo integralmente la sua posizione. Io non ho condiviso e non condivido il protocollo che ha firmato il Consiglio Nazionale Forense con la Cassazione, soprattutto in un sistema di impugnazioni, appello o Cassazione con motivi imposti. Io voglio capire, e anche nell'amministrativo me lo spiegherà Giovanni, come faccio ad essere sintetico se per esempio io ho da impugnare un atto, una gara d'appalto, indicando 18 motivi di impugnazione. Cioè mi devo limitare rispetto ai motivi? Io questo credo è autosufficiente, perché io poi tra l'altro una parte di quelle 10 pagine che mi vengono consentite le devo impegnare per riportare la frase che ha detto il giudice, perché il giudice non è in condizione di andarsela a leggere da solo. Allora, questo è assolutamente scontato, e su questo io credo che vada aperto un... ed è un modo di, anche di promozione di OCF. Cioè questo tema noi lo abbiamo abbandonato, giustamente diceva Rosanna, nelle sedi realtà locali. È un tema di cui si stanno occupando, forzando, i magistrati negli osservatori giustizia civile, senza nessuna attenzione da parte dei colleghi. Però attenzione, una cosa è la sinteticità, altra cosa è il linguaggio giuridico. Su quello io credo noi dovremmo qualificarci. Chiedo, utilizzando le capacità che abbiamo, proponiamo noi un convegno nazionale sul linguaggio giuridico nell'era del telematico, perché il linguaggio giuridico è un'altra cosa. Noi abbiamo interesse a che gli atti nostri siano scritti secondo una struttura che dobbiamo negoziare e concordare noi, perché dobbiamo riuscire a far capire ai giudici, e io voglio essere certo che i giudici capiscano. Quindi tutto quello che ci può aiutare a far comprendere al magistrato è il linguaggio giuridico, deve valere pure da parte del magistrato. Oggi la difficoltà più grossa nostra non è spiegare al cliente se ha perso o ha vinto, ma perché ha perso o perché ha vinto.
E guardate che questa è la parte che ci dequalifica definitivamente, perché già noi paghiamo le disfunzioni che non sono nostre, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, ma se noi perdiamo anche la capacità di spiegare ai nostri clienti, a chi si è rivolto a noi, le ragioni per cui ha perso ed è il motivo sacrosanto per cui abbiamo detto non se ne parla proprio, di non avere la motivazione, noi professionalmente davvero abbiamo finito. Quindi da questo punto di vista io credo che possiamo promuovere e farci promotori di questa cosa. Ultima, questa questione sull'omino intelligenza artificiale che farà l'avvocato al posto nostro, a me mi fa venire un'angoscia, però siccome me l'ha già fatta un mese fa Stefania, si ricorda, sto un mese che non dormo, non dormendo perché mi piglia le angosce, ragioniamo, ma noi possiamo, io mi farò un'associazione professionale con un omino artificiale, quindi quando rifaremo la legge professionale ragioniamo se si può fare un'associazione professionale fra un avvocato e un'intelligenza artificiale e ti telefono studio, almeno lavora lui. Mi devi però vabbè, non ha importanza, mi devi garantire però che l'omino, scusate, sono per il beneficio della radio, a farsi pagare però. Ecco, Sergio, è finito, ti ringrazio. Adesso volevo fare una domanda alla Stefania Martini. Nel processo tributario c'è anche questa introduzione del telematico, e sono per dare il senso al segnale di allarme lanciato da Andrea, che sta partendo dall'amministrativo, passa per il tributario e si chiuderà nel civile e forse anche nel penale. Sì, allora il processo tributario sta arrivando adesso, il telematico. Abbiamo una serie di regioni che stanno entrando nella sperimentazione, il Veneto, mi pare, la Toscana sono entrate in sperimentazione per i primi 6 mesi da metà dicembre. Devo dire che io ho seguito le prime conferenze, i primi momenti di studio sul processo tributario e telematico, e ha fatto tesoro di alcune difficoltà che erano emerse nel processo civile. Mi sembra leggermente più semplice, non so se è psicologico perché abbiamo visto il processo telematico, forse hanno, però anche lì si sta manifestando subito il problema che è emerso qui, cioè le regole tecniche di invio degli atti comporteranno una interpretazione diversa delle regole procedurali, e questo è un problema aperto. Adesso non scendo nei particolari, è esattamente lo stesso problema, si porrà lo stesso problema, cioè ci modifica la regola procedurale di presentare il ricorso, perché ora lo devo presentare in un modo che non corrisponde tecnicamente a quello che è scritto nella norma. Comunque sì, esiste, sta entrando in funzione. Volevo, non faccio un altro intervento, volevo dire, guardate, le regole telematiche, per dire a Sergio, sono regole di processo, Le regole telematiche sono un modo per processare fenomeni e sono regole processuali. Il problema è la giuridicità, quindi il tema è molto... Allora, c'era Mauro, poi Spampinato, poi ha chiesto De Bertolini, poi Narovere e Nicciardi. Per brevità, Mauro Vaglio, per brevità vi leggo la delibera dell'Ordine di Roma, che poi può essere condivisa o meno, può essere anche perché deriva da, tra l'altro, da un confronto proprio con Andrea Stanchi. Il Presidente Vaglio e il Consigliere Bolognesi comunicano di aver partecipato ad alcune riunioni presso la sezione lavoro del Tribunale di Roma con il Presidente Coordinatore ed alcuni magistrati della sezione, l'Avvocatura dell'INPS e l'AGI Lazio, che hanno portato alla sottoscrizione con il Presidente del Tribunale Civile Francesco Monasterio delle linee guida sul procedimento per accertamento tecnico preventivo, definendo anche i modelli per la predisposizione e l'inoltro telematico di un modello di ricorso ex articolo 445 bis CPC e di memoria difensiva volti a rendere più chiari e compatibili con il PCT gli atti degli avvocati. Nelle linee guida è stato chiarito che l'utilizzo di tali modelli, preposti e poi sostenuti dal Tribunale e dai rappresentanti dell'Avvocatura, sarà premiato
anche sul piano delle spese da liquidarsi sotto il profilo del maggior pregio dell'opera prestata e soprattutto che non ne sarà mai sanzionabile il mancato utilizzo. Nel mese di marzo la sezione lavoro ha proposto di avviare un confronto per lo sviluppo di linee guida e di condivisi modelli di ricorso per decreto ingiuntivo, per poi sviluppare un impegno comune sui modelli di tutti gli atti processuali del rito del lavoro, perché fossero ispirati ai principi di chiarezza e anch'essi redatti con tecniche e forme più coerenti con il veicolo telematico e la necessità di lettura attraverso il monitor anziché su carta. Prima di iniziare il confronto sul ricorso per ingiunzione, il Presidente Vaglio e il Consigliere Bolognesi hanno comunicato al Presidente e ai giudici del Tribunale di Roma soddisfazione per il lavoro svolto sui ricorsi per ATP, ma anche la necessità di costituire un tavolo nazionale e o comunque di avere una legittimazione nazionale a sviluppare a Roma con il Tribunale e con l'AGI Lazio nuove linee guida e modelli, volendo escludere che possano svilupparsi e radicarsi tecniche di redazione atti e modelli locali e che in tal senso si è già espresso anche il Presidente dell'Unione dei Fori della Lombardia, nonché il Presidente nazionale dell'AGI. Si è peraltro appreso che, a seguito di più decreti ministeriali, si è insediato presso il Ministero un tavolo di lavoro sulla chiarezza e sulla sintetica degli atti processuali, al quale partecipano su nomina ministeriale gli avvocati Pasqualin e Savi del CNF e che, proprio da quei lavori e da quel progetto di collaborazione culturale promosso dal Ministero e prevalentemente dai magistrati, deriva l'idea di linee guida e di modelli di atti processuali che si formino e si sviluppino presso il più importante tribunale, quello di Roma. In tal senso non era per assumere importanza, ma quello che hanno detto loro. In tal senso i giudici della sezione del lavoro hanno insistito in modo particolare perché nel foro di Roma si possa svolgere quantomeno una sperimentazione in vista e nella prospettiva dell'adozione delle linee guida nazionali. Il Presidente Vaglio e il Consigliere Bolognesi ritengono che sia opportuno percorrere ogni possibile via per semplificare il lavoro degli avvocati, anche introducendo modelli di atti o di ricorsi che siano comunque espressione del principio di libertà di forme che tutt'oggi è fatto salvo dall'articolo 121 del Codice di Procedura Civile, che siano frutto dell'esperienza professionale degli avvocati, che devono esserne i proponenti. Tenuto conto che anche la Scuola Forense di Roma sta proponendo ai giovani che si formano per l'accesso a alcune tecniche di redazione degli atti che siano meglio leggibili sul monitor del PC, considerata altresì l'esigenza di contrastare anche il persistente malvezzo della pretesa di copie di cortesia, oggetto di numerose segnalazioni ricevute dai colleghi e di comunicazione odierna al Consiglio, propongo di comunicare al Presidente del Tribunale Monastero e al Presidente Di Stefano la disponibilità a costituire un tavolo per la predisposizione di modelli e linee guida da sperimentare presso il Tribunale di Roma, ribadendo la necessità inderogabile dell'espressa esclusione di ogni sanzione per il mancato utilizzo dei modelli, a fronte invece di un effetto premiale sotto il profilo della liquidazione delle spese di giudizio in caso di loro impiego, ed il comune impegno perché essi siano utilizzati nel migliorare l'efficacia e la qualità delle prestazioni professionali degli avvocati e per semplificare la lettura degli atti del PCT da parte dei giudici, con l'obiettivo conclusivo di sottoporre i risultati del lavoro e della sperimentazione a un tavolo nazionale che dovrà necessariamente essere composto da rappresentanti dell'avvocatura indicati anche dall'organismo congressuale forense e non solo nominati dal Ministero. Il Consiglio approva la proposta del Presidente Vaglio e del Consigliere Bolognesi, ribadendo e precisando che nessun atto e nessun modello potrà essere imposto sotto sanzione di inammissibilità e neanche potrà incidere negativamente sulla liquidazione delle spese, anzi, proprio sotto questo aspetto, anche per questa nuova sperimentazione, gli avvocati che utilizzino i modelli e le linee guida proposti dovranno avere per i propri atti una valutazione premiale. Considera opportuno che l'iniziativa di sperimentazione sia svolta presso il Tribunale Roma Sezione Lavoro anche con la partecipazione di AGI Lazio,
che ha già sottoscritto i precedenti protocolli e linee guida, e che l'Ordine e l'Avvocatura Romana diano il proprio contributo tecnico, offrendo le forme e dando un'impronta decisiva ai modelli di atti che saranno proposti dall'Avvocatura Nazionale. Delibera inoltre di informare CNF, OCF, tramite l'AGI Lazio, l'AGI Nazionali, oltre all'Unione dei Fori Lombardi, affinché sulle finalità e sugli obiettivi del progetto presso il Tribunale di Roma vi sia la più ampia condivisione e sinergia a livello nazionale. So che questa cosa, avendo detto specificamente non lo fare, quella roba lì non va bene, è un tavolo nazionale, non va fatto. Questo è un comunque, ecco, questo qui io lo faccio allegare. Poi le decisioni che prenderà l'OCF noi le recepiremo, non è nessuna. L'unico problema è che al Ministero stanno predisponendo dei modelli che saranno poi imposti attraverso decreti ministeriali, che sono molto più pesanti, credo, che linee guida. Ma è proprio questo. La precisazione, Mauro, era che ovviamente pensiamo che tutti quelli che stanno facendo queste riflessioni le stanno facendo a fin di bene, quindi non c'è una critica, come ho premesso, no? Nel senso che è un tema sul quale l'avvocatura si sta muovendo in modo disordinato per tutta a fin di bene, non ci sono strumentalizzazioni per cose, per carità, non era affatto questo il tema, e non c'è neanche una soluzione. È un meccanismo però che richiede una riflessione centrale proprio per quello che va a toccare. Due erano le precisazioni che devo fare, una perché sono AGI e quindi devo dirvi che l'AGI nazionale ha detto che il tavolo era un tavolo intero nazionale e che si sarebbe mossa con le istituzioni nazionali. Il secondo tema che mi sono scordato prima, ma che è collegato con quello di Paparo, che è importante, per anche il protocollo che diceva prima Mauro, è un protocollo che cosa ha secondo me di critico, che va fatto, su cui stimolavo la riflessione, che accetta la logica che la tecnica mi vincola, no? Il tema che io ponevo, quindi non sto dicendo che non va bene, quello che hanno fatto sulle ATP è stato fortemente sponsorizzato. Io sono uno di quelli che ha detto, quelli che avevano cominciato a ragionare, l'avvocato Zambrano con la dottoressa Masi e poi l'Ordine di Roma, andate avanti su quella roba dell'ATP che è sensatissima. Il tema delicato invece è quello che abbiamo detto. Accettare la logica tecnica è il nostro vincolo. Tenuto conto di questo, noi non ragioniamo, noi ragioniamo di atti scritti. E questo è il nostro vincolo, scusate, che non ho detto prima. Non è più così, quelli lì non sono atti scritti, quelli lì sono bit. E il fatto che siano bit significa che è diversa la tecnica di composizione degli atti, perché ci sono dentro e sono tutti uguali i video, le immagini, gli iperlink, gli ipertesti, la scrittura e qualunque altra cosa trasformabile in bit. Due mesi fa hanno messo sul mercato, commercializzata, una stampante che stampa pelle umana, trasforma un codice di bit in pelle umana. Quindi stiamo... No, non è ma non è terrorizzarsi. Il tema è capire di che cosa stiamo parlando. Noi stiamo parlando di un codice che funziona come il nostro codice genetico, cioè nel suo assemblarsi trasforma le cose. Quindi quando andiamo a ragionare di protocolli degli atti limitati a PDF, noi ragioniamo di un atto scritto come quando scrivevamo noi. Non è più così. Quella roba lì noi dobbiamo ragionarci come se fossero bit. Per cui è vero che va fatta la riflessione sulla composizione. Su questo io sono assolutamente d'accordo, quello che dicevamo prima concordando con Giovanni, ma noi dobbiamo pensare che forse oggi possiamo avere atti in cui ci sono brevissimi, ma in cui c'è il riferimento all'iperlink e quindi io ho del riferimento alla giurisprudenza che sta altrove e mi consente di argomentare, video per spiegare la prova e altre cose, cioè dobbiamo riragionare quello che per noi è il linguaggio del processo. Scusatemi questo aggiunto. Scusate, un'avvertenza di segreteria prima degli altri interventi. Io per ragioni di gestione dell'archivio, dei dati, trattamento e trasmissione, a chi intenda
A chi intenda depositare allegati agli interventi, ma anche in vista delle sedute, chiedo la cortesia, e casomai lo trasformiamo in una delibera, di inviare, se non è stato possibile prima, a conclusione della seduta, di inviare l'allegato per ora in formato PDF nativo, perché il PDF nativo e il PDF fotografico pesano in maniera enormemente differente. Quindi se lo chiedo a Mauro, perché in questo caso è possibile, è una delibera di consiglio, ma io direi facciamone una delibera di assemblea, che, scusate, gli allegati che si inviano in vista delle assemblee e si allegano in corso di seduta vengano trasmessi all'ufficio di coordinamento in formato PDF nativo, se possibile. Se siete d'accordo lo trasformiamo in una nostra delibera all'unanimità. Scusate l'intrusione, ma se no io non gliela faccio a gestire tutti. Va bene, tutti d'accordo, credo. Allora, ho perso il conto di chi aveva chiesto una parola, mi sembra Luigi Sini, Spampinato, De Bertolini, Nardo e Rovere e Nicciardi. Vi prego di interventi brevi, grazie. Luigi Sini, Viterbo. Scusate i colleghi se sono passato avanti pur chiedendola dopo, ma devo replicare brevissimamente a quello che ha detto Mauro Vaglio poc'anzi. A noi a Viterbo è vicinissimo Roma, quindi gli echi di Roma arrivano subito, ci è stato proposto la firma del protocollo sugli ATP dalla sezione lavoro. Ne abbiamo discusso giovedì in consiglio e la linea che era uscita in linea con quello che abbiamo detto oggi, cioè con il rischio di questi protocolli, lo abbiamo esaminato, abbiamo ritenuto che per gli ATP forse vi era una ragione, perché è un'attività molto attività professionale molto schematica e particolare, ma andiamo a discutere dicendo che noi non accetteremo nessun altro tipo di protocollo poiché la limitazione, il rischio è appunto la limitazione della nostra attività professionale. Però quello che non condivido e non mi sembra assolutamente in linea con quello di cui stiamo parlando, ovviamente ancora non si è deciso nulla, è quello che è nel protocollo romano che ci è stato proprio chiesto di sottoscrivere, di una previsione premiale nelle spese, che mi sembra allucinante. Noi abbiamo proprio deliberato in consiglio che qualsiasi tipo di protocollo venga fatto deve essere ininfluente ai fini del risultato processuale, ai fini delle spese, non deve essere né premiale né disfavore. E su questo chiedo che, siccome noi dobbiamo andare a discutere con la sezione lavoro, probabilmente lo firmeremo perché effettivamente, ripeto, sugli ATP è utile, mi domando se su questo OCF, magari in maniera anche informale, prenda una posizione, perché non voglio che Viterbo faccia poi una cosa, perché il rischio poi è quello che diceva Callegaro, che appunto io se devo andare a difendere a Bologna mi devo andare a vedere sul sito dell'Ordine di Bologna quali sono i protocolli, Roma ancora alla Corte d'Appello Famiglia, benché il Ministero abbia detto che le copie di cortesia non vanno depositate nei decreti di fissazione d'udienza, impone, al di là di cose illogiche, autocertificazioni confessorie sotto responsabilità penale, ma quello è un altro problema, chiede il deposito cartaceo, per cui noi inviamo e poi dobbiamo partire con la carretta a depositare documenti. Quindi su questo, ripeto, noi abbiamo preso proprio un espresso deliberato consigliare, andremo a rappresentarlo alla sezione lavoro non con qualche difficoltà, perché tra l'altro ci chiedono di sottoscrivere questo protocollo alla presenza della sezione AGI Roma. Francamente la legge professionale attribuisce ai singoli ordini la rappresentanza politica e istituzionale nel circondario, per cui non capisco per quale motivo la nostra sezione, i magistrati sezione lavoro, chiedono la partecipazione di AGI Roma. Un ultimo accenno, un'ultima questione, condivido in pieno quello che ha detto Andrea, faccio un atto di fede per quello che ci ha detto sugli aspetti tecnici, perché anche l'esempio semplificato io non l'ho capito, però al di là di questo teniamo anche conto, io non credo che la magistratura chieda i protocolli per ragioni tecniche, la magistratura chiede i protocolli perché non vuole leggere. Il problema principale, la colpa è anche nostra, perché effettivamente ci sono atti prolissi nel giudizio ordinario, le memorie 183 numero 1 ripetono continuamente l'atto di citazione o la memoria di costituzione e la colpa ce la prendiamo. Sicuramente dobbiamo cambiare la tecnica della redazione degli atti, però il problema principale del magistrato,
tutti noi avremo avuto occasione, insomma, magistrato che è andato in pensione, bravissimo, ci ha infine confessato, dice: io avvocati alla 20ª pagina smettevo, ed era un magistrato bravo, attento alle difese di noi difensori, però insomma effettivamente è un po' complicato. Però la ragione principale della magistratura non credo che sia quella dei problemi tecnici, quanto piuttosto di, quando sono in buona fede, la difficoltà di leggere atti, altre volte marginalizzare la professione nostra, con il rischio che diceva Andrea, poi saremo sostituiti da un bit, se il termine può essere esatto. Però ecco, l'attenzione è su questo protocollo, su quello che ha detto Mario, sull'aspetto premiale del protocollo nel favore delle spese, che trovo sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, anche perché sta fuori dalle regole del processo. Allora, scusate un attimo, tanto per riassumere un attimo fino a questo momento in dibattito, ci sono due aspetti: uno tecnico, ma in realtà non è tecnico perché riguarda il ruolo, la funzione e il futuro dell'avvocatura, che è quello segnalato da Andrea. C'è poi un altro aspetto che non è trascurabile, che diceva Sandro, che trasformiamo i nostri tribunali nei vecchi comuni medievali, nel senso che ogni comune ha le sue regole, i suoi e questo, anche questo, in un'epoca di globalizzazione, quantomeno mi sembra che vada sia fuori diciamo d'accordo. E poi c'è il problema invece formativo, che diceva Sergio, cioè di fissare, cominciare a capire che questa novità del processo civile telematico impone forse delle diverse regole di linguaggio giuridico. Ma sono tre piani, consentitemi, diversi, ma la mamma di tutti i problemi sta nel primo. Gli altri sono, diciamo, scusate in termini, conseguenze di perversioni che nascono tutti da sottovalutare come avvocatura il primo problema, cioè in una grave compromissione del nostro ruolo con stabilire regole non concertate e non comuni su tutto il territorio nazionale. Hanno chiesto una parola ancora, mi sembra, Nardo, Spampinato, De Bertolini e Nicciardi. Aveva chiesto per primo Giuseppe Spampinato se non ha considerato la prevaricazione, ma è tanto che non sa mai. Ecco, perché poi c'è anche il penale, che è anche quello lì, non lo so. Giuseppe Spampinato, Enna. C'è un quarto problema di cui si è parlato, ma forse è meglio ribadirlo, ed è quello punitivo, purtroppo. Cioè, alla fine, spesso queste regole che ci sono nate dalla condivisione di ideali comuni. Attraverso il processo telematico si deve snellire e accelerare e facilitare. Alla fine però abbiamo i giudici che sono spesso presi dall'assillo, se non dalla libidine, di definire o eliminare i giudizi, e quindi alla fine questa diventa una scorciatoia, ahimè, purtroppo è successo e succede, per arrivare a quelle famose dichiarazioni o di inammissibilità o di estinzioni con preclusioni e decadenze varie. Quindi l'attenzione deve essere massima su questo tema, perché poi alla fine purtroppo c'è l'aspetto punitivo, in quanto poi, come è stato già detto anche da Sergio e lo capiamo tutti, alla fine questi esiti si trasformano solo in un processo al difensore, e questo è inammissibile. Cioè il difensore deve poter svolgere la sua difesa attraverso quelli che sono gli strumenti, per chiarezza, perché la condivisione con la quale ci siamo avvicinati tutti, abbiamo sostenuto questo procedimento, questa via del cambiamento, non si deve trasformare esclusivamente in una punizione per il difensore. Grazie per l'attenzione. Grazie Giuseppe. C'era adesso, darei una parola a Vinicio anche per avere così un sentore di quel che accade nel penale. No,
io però molto, sarò molto sintetico, nel senso che il problema dei protocolli nel penale ovviamente è molto meno pressante, ma è immanente, come tutto ciò che sta nelle altre parti del diritto. Poi alla fine noi la guardiamo sempre da lontano col timore che si avvicini. Io ritengo, per dire sui protocolli, che i protocolli poi non devono diventare né il male assoluto né la via per risolvere i problemi di sempre, perché i protocolli alla fine hanno anche una funzione, ad esempio nel penale, di farti sapere se in quella zona c'è l'uso di fare la prima udienza di smistamento o no, quindi hanno anche una loro funzione. Però io non vorrei che per l'aspetto tecnico si perda un discorso culturale profondo che è stato accennato sia negli interventi di Andrea, ma in quello che ha detto Giovanni Malinconico, eccetera, e da altri. E siccome poi, come diceva Sergio, dobbiamo pensare a un'azione politica, noi dobbiamo capire che qualsiasi azione politica, perché sia autorevole, deve essere radicata in una riflessione culturale importante. Adesso la macchinetta di cui ha parlato Andrea, in base a quella legge, che è l'unica legge che non conosciamo, ma è la legge più importante, che si chiama legge di Moore, è una macchinetta che già adesso compone poesie, compone romanzi e compone musiche, e ci sono dei test che si fanno per cui si mettono a dei lettori seriali un romanzo scritto da una persona e un romanzo scritto da una macchina col sistema di autoapprendimento, per vedere se capiscono qual è quello scritto dalla persona e quello scritto dalla macchina. Allora leghiamo questo al problema, ne ha accennato Giovanni, il problema nomofilattico. Noi siamo in Cassazione. Questa Cassazione ha un presidente che sta spingendo molto verso la funzione nomofilattica. Ci sono delle questioni. Quel sistema di comporre la poesia, di comporre la musica, di comporre il romanzo, come è stato detto, già adesso potrebbe far comporre una sentenza. Far comporre una sentenza nel momento in cui la parte emotiva della sentenza si basi sul mero richiamo dei precedenti giurisprudenziali vuol dire quello che sta proponendo la Cassazione in questo momento, perché la Cassazione ci sta dettando delle regole. Tutti poi scherziamo sul Verdane, eccetera, ma ci sta dettando delle regole dicendo: la giurisprudenza noi la conosciamo, noi giudici della Cassazione, quindi limitatevi a dire il numero della sentenza. Alla fine cos'è questa? Questa è una limitazione della dialettica processuale, che legata al principio della vincolatività, appunto la funzione nomofilattica, vincolatività della sentenza di Cassazione, legata a un altro principio, scusate, è un po' rarefatto il passaggio, però è importante, il problema della prevedibilità della sentenza, della decisione. Adesso, per far passare quel discorso di cui abbiamo parlato anche ieri all'Agorà, devo dire che ci sono incredibili collegamenti tra il discorso che abbiamo fatto ieri mattina, che ha fatto anche il Ministro, perché il Ministro ha fatto un accenno in un discorso che secondo me è stato molto, molto puntuale, quello del Ministro, che fosse lui o che glielo avessero scritto, in cui ha detto: noi guardate che l'intelligenza artificiale abbatterà il muro tra le professioni intellettuali e le professioni manuali. Noi ci siamo in mezzo in pieno. Allora, il discorso della prevedibilità in quella situazione del giudice legislatore di cui parlavamo ieri viene portata avanti la prevedibilità per dire: non occorre che ci sia una legge fatta dal Parlamento, quello che è importante è che il cittadino, cioè quel principio di legalità per cui io devo sapere qual è cos'è il reato, invece si trasforma in un principio di prevedibilità, cioè io devo
poter prevedere che quel reato, quel fatto sarà reato. Contrada è stato diciamo riformato, non è il termine giusto, dalla giustizia europea, non perché, come tanti sbagliando hanno pensato, la giustizia europea avesse detto che non c'è il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ma perché in quel momento Contrada non poteva prevedere, perché non c'erano stati degli arresti giurisprudenziali, non poteva prevedere che quel suo comportamento fosse concorso esterno. Allora, i due fattori, lo sviluppo tecnico e la esigenza che ci viene rappresentata di limitare la dialettica processuale per ragioni di economia, ragazzi, noi siamo, prima di tutto, che siamo in pieno tema congressuale, rapporto tra economia e giustizia, e siamo in piena attualità, perché io da penalista vi dico che abbiamo fatto noi un documento come CNF in cui abbiamo parlato di videoriprese, di videoprocessi a distanza e di prescrizione, che sono due casi in cui la norma procedurale e sostanziale viene piegata ad esigenze di economia e a supposte capacità tecniche del sistema. Non devo portarti perché ti posso vedere in video. Allora, noi su questo dobbiamo avere contezza che i bit, gli atti, eccetera, ma noi dobbiamo capire sempre, quando si affrontano questi problemi, che, come ha detto qualcuno, non vanno demandati alle sedi locali, ma ci dobbiamo ragionare prima di tutto qui, dobbiamo pensare alla prospettiva, perché come la legge di Moore fa diventare più intelligenti le macchine, allo stesso tempo molto velocemente ci fa diventare più stupidi noi umani. Quindi io credo che vada in qualche modo gestita, forse in preparazione del congresso, anche una riflessione culturale molto profonda su questo, molto più profonda di come ho potuto dire io. Io non vorrei dire una cosa troppo grossa, ma forse sarebbe ora di affrontare a livello congressuale forense questa tematica che oggi abbiamo avviato. Mi sembra una tematica su una quale c'è molta disattenzione, perché noi siamo abituati a subire una tecnica e quindi il governo dei tecnici, che diventa poi governo. Un'ultima annotazione sulla prevedibilità, e questo ve lo lancio solo come segnale: attenzione che prima o dopo esploderà nella nostra professione, la Rosanna dirà che me lo sente dire da anni, il problema del consenso informato alla lite, che si collega esclusivamente alla prevedibilità del giudizio. Voi sapete che c'è stata tutta una giurisprudenza del consenso informato in relazione alla responsabilità sanitaria. Poi io credo che prima o dopo questa tematica verrà portata dai clienti nelle aule dei tribunali, dirà: ma l'avvocato non mi ha avvisato che c'erano questi rischi. Io lo dicevo per favorire un'attività di ADR alternativa, però la lancio come un ulteriore contributo di riflessione a questa così alta platea. Andrea De Bertolini, poi Rosanna, e poi mi sembra che abbiamo chiuso. Ah, c'era Ricciardi, scusa. Allora, mi pare che si siano sviluppati molti temi. E la mia prospettiva è questa: informatizzazione da un lato, sinteticità degli atti dall'altro. Si parla non tanto di forma di qualcosa, ma in realtà dei contenuti dell'argomentazione difensiva, che è la base di quello che evidentemente noi poniamo in essere nella nostra prestazione intellettuale. Questo tema, che è un tema delicatissimo e che vediamo essere gestito come bene è stato descritto da tutti, in realtà si deposita in una dimensione rispetto alla quale qualche riflessione va fatta. Io ieri dicevo come ad oggi, ed è un dato che piaccia o meno, ma non è negabile, la giurisprudenza è entrata nel circuito di produzione del diritto, è uno dei formanti del diritto.
per ragioni fisiologiche, Corte Costituzionale, Corte Europea, Sezione Unita, adunanza plenaria, l'abbiamo visto, per ragioni patologiche che vedono omissioni, responsabilità nel corpo legislativo, ma anche delle incursioni strategiche della magistratura, la quale si è sempre evidentemente mossa nella direzione del riconoscersi un ruolo di questo tipo. Il risultato nel quale oggi ci muoviamo è quello dunque di una giurisprudenza che mette in profonda sollecitazione le fondamenta del nostro ordinamento in termini di certezza del diritto, che è il paradigma principale del principio di legalità. E rispetto a questo, credo che ne discendano alcune considerazioni che possono essere, io credo, la premessa per l'avvocatura nell'affrontare anche i temi molto tecnici. Non dimentichiamo che il nostro ordinamento ormai non ha più una connotazione squisitamente di civil law, è ormai un ordinamento misto. A fronte di questo, se vogliamo trovare dei meccanismi, delle grammatiche di controllo dei poteri, specialmente nella misura in cui il potere giudiziario nasce da un'investitura non elettiva, che tocca un tema che è gigantesco, non elettiva, ma che comunque ha una rilevanza nelle fonti del diritto, abbiamo una strada maestra per affrontare i temi tecnici in maniera straordinariamente efficace, richiamando il nostro ruolo di garante della legalità. A questo punto, se l'avvocato diventa il garante della legalità, al netto di qualche rilettura dell'impianto costituzionale del nostro ordinamento, e con questo mi leggo ieri alle riflessioni che si proponevano sul rafforzamento della costituzionalizzazione del ruolo del difensore, ma sarà molto più semplice confrontarsi sul tema della sinteticità degli atti e dell'informatizzazione nelle linee ben descritte da Andrea. E delle due l'una: o torniamo indietro e riprendiamo ad una logica di tripartizione dei poteri classica, che ormai però, ragazzi, è persa, oppure accettiamo che una parte del sistema dei formanti si collochi sulla giurisprudenza, probabilmente anche senso in termini di evoluzione, di modernità rispetto a schemi conservatori, ma se andiamo in questa direzione ragioniamo sempre su questi temi riportando l'avvocatura come interlocutore necessario per garantire un controllo del potere giudiziario. Credo che se la si impostasse in questo modo, e ogni delibera sul tema, che io mi auguro che andremo velocemente a prendere anche a fronte di quello che dicevamo oggi, se ogni delibera che noi assumessimo partisse da una premessa che è questa, che non è negoziabile, perché nella sintesi estrema è: se i giudici vogliono creare diritto, non possono pensare di essere irresponsabili. Deve esserci un controllore e non se ne possono trovare altri se non nell'avvocato, che a quel punto, nella sua logica sociale, di funzione sociale, che assurge a costituzionale, non esprimerà più la difesa del singolo, ma si porrà come controllore del diritto di difesa, che significa la certezza del diritto per tutta la collettività attraverso il caso di specie del quale si va occupando. Quindi vi propongo, laddove condivideste queste riflessioni, perché diventerebbe molto forte nella matrice fondante ogni riflessione su PCT, su protocolli, su strumenti informatici, su scenari di qualsiasi genere, ma se si parte da quel dato si smaschera anche un giochino al quale siamo tutti ormai stati abituati a avere a che fare, e cioè
Non è vero che la magistratura dice a voce alta questo. La magistratura non dice a voce alta di essere un decisore, un creatore di diritto, perché sanno che troverebbero, insomma, qualche difficoltà. Proviamo a scendere su questo campo, parlandone ad alta voce di questo tema, perché ci sono i dati, come dire, gli aspetti patologici, le carenze legislative, Andrea, i vuoti di... posso chiederti? Vado. Su quelli evidentemente qualcosa si potrà migliorare, ma non si tornerà più indietro. Su guida al diritto dell'ultimo numero troverete una nota sul Presidente della Corte Costituzionale che introduce un principio ermeneutico creatore di diritto, che è quello del buono e giusto. Rifletteteci. Ringrazio Andrea, Rosanna e poi Nicciardi e poi Del Grosso e poi chiuderei, scusate. Volevo solo dire, non è un intervento, volevo solo dire, siccome il dibattito è veramente importante, interessante, ricchissimo di spunti, io sto verbalizzando quello che posso, chiederei, lo dico a chi è intervenuto e a chi sta intervenendo, chi ha voglia, ma è un auspicio vero, di mandarlo il contributo, perché la verbalizzazione mortificherebbe il senso di questo dibattito, che secondo me è veramente importante. Velocissimamente, perché come hai detto tu il dibattito di oggi è stato veramente interessante e merita senz'altro un approfondimento, perché sono temi di cui stiamo parlando tutti da anni, sinteticità degli atti, processo civile telematico, che poi ci propone quello che è secondo me il tema dei temi che ha lanciato Sergio e sul quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione, cioè quello del linguaggio giuridico, perché noi nell'era del processo civile telematico e tra un po' anche del PTT, del PPT, del processo penale telematico, dobbiamo ripensare al nostro modo di scrivere gli atti. Quindi io veramente ritengo importante che noi non solo ci interroghiamo, ma che costruiamo anche un evento che sarebbe secondo me anche forse il primo che viene fatto in materia, perché tutti noi dobbiamo ripensare al nostro modo di fare la professione, di scrivere gli atti, perché il tema della sinteticità dei protocolli deriva proprio da questo, dal fatto che poi i magistrati che si ritrovano gli atti di 20 pagine, che non hanno voglia di leggerli, ci impongono di fare degli atti sintetici secondo dei modelli prefissati, ma che non va sempre bene. Allora forse è meglio se noi costruiamo il nostro modo di fare gli atti e di ragionare sugli atti in modo da renderli accessibili a quello che è lo strumento tecnologico, che dal quale non si torna più indietro. Grazie. Nicciardi e Del Grosso, vi prego possibilmente di contenere i tempi, grazie. Egidio Ricciardi, Cagliari. Ma io accetto la provocazione, si fa per dire naturalmente, di Vinicio, che parlava che queste problematiche investono anche l'aspetto culturale. Cioè io mi chiederei, ma il processo telematico è davvero così irreversibile? Cioè noi veramente siamo costretti ad andare avanti su questa strada? Allora io dico, ho preso atto, del resto in gran parte li conoscevamo tutti, dei problemi di natura tecnica di cui ha parlato Andrea. Chiederei un po' di silenzio. Ecco, dei problemi tecnici di cui ha parlato Andrea, che in molti casi sono insuperabili perché non sono sostenuti dal sistema. Ma anche laddove fossero superabili dal punto di vista tecnico, noi sappiamo che molte volte quando effettuiamo delle produzioni diventa importantissimo, molte volte la scannerizzazione non è sufficiente per rendere bene l'atto, cioè perché chi eventualmente lo visualizza possa rendersi conto realmente di quella che è la produzione effettuata, che non sempre è uguale all'originale.
Allora io dico, tenuto conto che ci sono questi problemi tecnici, tenuto conto che il sistema non è in grado di garantire un'effettiva difesa all'avvocato, perché non pensare, io di questo ne avevo già parlato a Mascherin quando è venuto a Cagliari, perché non pensare a un'introduzione del doppio binario? Doppio binario. Oggi come oggi il doppio binario funziona solo per gli atti introduttivi. Perché non renderlo una regola generale? Visto e considerato che i protocolli oggi in vigore non sono in grado di superare le problematiche di natura tecnica, visto e considerato che io ritengo anche per mia formazione culturale che bisogna ampliare gli strumenti di libertà di un cittadino, abbiamo visto, chiedo scusa ai colleghi, abbiamo visto che per esempio nel campo delle imposte e delle finanze qualche ministro qualche anno fa pensava di poter ridurre i pagamenti all'utilizzo di una carta di credito, imponendo a qualsiasi cittadino, quindi compreso anche un pensionato che poteva non avere un conto corrente in banca, che l'unico strumento di pagamento dovesse essere la carta di credito. E abbiamo visto che questa proposta è naufragata. Ecco, io dico, ma se si ha la possibilità, specie in determinate situazioni dove per la lunghezza del ricorso, per le produzioni che devono essere effettuate, che non riguardano soltanto gli atti introduttivi, ma possono riguardare anche le memorie 183 sesto comma del codice di procedura civile, non è possibile con il sistema che c'è attualmente di poter superare le problematiche di natura tecnica? Perché non superiamo i protocolli e i limiti dati dal processo telematico introducendo il doppio binario per qualsiasi promo? Io quando ho chiesto questo a Mascherin mi ha detto sì, ma se noi lo introduciamo finisce che tutti utilizzeranno nuovamente il cartaceo. Benissimo, utilizziamo tutto il cartaceo. In Germania, in molti paesi, sul discorso legato al processo telematico stanno facendo marcia indietro. Hanno capito che questo processo è inutile, che rappresenta un business che va a arricchire soltanto determinate società e determinati gruppi di interesse, che molto probabilmente tra le ragioni che hanno portato ad introdurlo c'è anche questo. Quindi io dico generalizziamo il doppio binario, mutiamo, diamo la possibilità al cittadino, all'operatore di poter disporre di più strumenti e non di uno solo. E vorrei veramente che, se non sarà questa sede, lo sarà sicuramente in sede congressuale, l'OCF si facesse promotore di questo, di una rivisitazione anche culturale dello strumento, perché non sempre la tecnica rappresenta un progresso, ma quantomeno deve può convivere anche con quelli che sono gli strumenti tradizionali, e quindi chiederei che l'OCF studi attraverso quelle che sono i propri gruppi di lavoro una possibilità di poter introdurre il doppio binario, salvaguardando quella che è la libertà del cittadino e quindi dell'operatore, e facendo in modo di poter superare quelli che sono i limiti tecnici che attualmente il processo telematico ha. Ti ringrazio del contributo, che non credo sia facilmente percorribile, però manca anche uno. Francesco Del Grosso, Benevento. Velocissimamente, io direi che il processo telematico è sicuramente irreversibile, aggiungo meno male perché a mio avviso è stata una liberazione per noi avvocati, liberazione da schiavitù di tempi e di luoghi. Noi dal nostro studio riusciamo a fare attività che prima ci costringevano, ci imponevano fatica e dispendio di tempo ed energia, quindi meno male, va migliorato. Sul tema dei protocolli, noi a Benevento è un piccolo tribunale, quindi magari abbiamo la possibilità di interloquire più facilmente con i magistrati e con le cancellerie. Un protocollo l'abbiamo fatto già 2 anni fa,
e lo abbiamo anche aggiornato con il passare del tempo, ma non nell'ottica di ingabbiare e restringere l'attività dell'avvocato, ma nel senso opposto, nel senso di chiarire quelle che erano le zone d'ombra relative alle interpretazioni, soprattutto in un primo periodo di applicazione del nuovo strumento telematico, e quello di creare delle prassi condivise che però andassero, ripeto, nel senso opposto, cioè nel senso magari di non inficiare un atto che raggiunge comunque lo scopo. Quello era l'obiettivo del nostro protocollo, però mi rendo conto che diventa difficile per un avvocato che va a incardinare un giudizio in un altro tribunale andare a spulciare il singolo protocollo. Quindi quello che io proporrei è la creazione di un gruppo di lavoro, ne abbiamo fatti tanti, ne aggiungiamo uno ulteriore, proprio con l'obiettivo di creare una bozza di protocollo nazionale e recuperare magari su questo punto anche una funzione politica e propositiva dell'organismo. Grazie. Ecco, l'unica perplessità del protocollo nazionale è che non vorrei che creassimo un controcodice di procedura civile, penale, eccetera. Sui protocolli rimane inascontato quello che è il grosso mistero, che valgono per gli avvocati, ma non valgono per l'altra faccia del cielo, cioè per i magistrati, che sono liberi o meno di seguire in udienza. Almeno io vivo questa realtà. Allora dichiarerei chiusa la seduta, pregherei Andrea di predisporre una bozza di delibera. Cosa vuole l'avvocato Bagno? Che ci fosse specificato che a livello locale non si va avanti con i protocolli, perché altrimenti... Ecco, su questo siete d'accordo tutti? Cioè, i protocolli locali, sì. Saranno dei presidenti degli ordini che ci odieranno, ma facciamo il bene dell'avvocatura. Deve essere un fermo tecnico brevissimo, nel senso che poi troviamo una soluzione sulle linee guida, cioè sul andare avanti su aspetti che già non ci sono, cioè se c'è sul processo del lavoro, ad esempio. Ecco, su questo. Quindi, scusate, il testo della delibera qual è? No, perché qui il testo del deliberato, secondo me, è di prestare invitare i presidenti e gli ordini a non parcellizzare questo problema su un territorio in maniera esponenziale, e di attendere possibilmente per gli atti fondamentali del processo, o no? Alla fine se è un semplice invito così non niente. Secondo me bisogna prendere una posizione ferma in cui si dice: ma io non posso confiscare il diritto dei presidenti di fare un protocollo. Scusa Mauro, adesso non sono un imperatore, credo che non potrebbe farlo neanche il Consiglio Nazionale Forense, o no? Adesso io posso solo raccomandare ai presidenti in questo momento di prestare la massima attenzione a non sottoscrivere specifici protocolli. Ma ancora, chiaritemi che tipo di protocollo. Rosanna, ciascun presidente te lo qualifica. Però di fare quello che vuole, no? Come ha fatto Benevento per migliorare il lavoro di tutti e per farlo funzionare meglio? Non capisco, Vaglio, che tipo di protocollo blocchiamo. Scusa, non è che sono io che voglio. Cioè, c'è questo problema, se non ho capito male, perlomeno. E fate sempre un casino disumano e non arrivate mai a una sintesi. Scusate se ve lo dico. Andrea, stanchi, dov'è? Vieni qua. Ne proviamo a leggere come verbale.
Allora, io credo che ci siano due ordini di problemi fondamentali. Il primo è, semplifico, avvocarci la riflessione su questo tema con la raccomandazione di non procedere a protocolli su base locale, ma ovviamente, come dicevi tu, non è che abbiamo un potere di veto del fare le cose. E quindi credo che questo sia il punto, cioè che l'OCF identifica questo problema come un problema fondamentale e che si riserva anche nell'ambito delle tematiche di sviluppo congressuale, come è stato ben detto, di aprire una rapida riflessione per aprire un tavolo insieme al CNF e al Ministero per discutere del problema diciamo tecnico, che non è solo tecnico, cioè della difesa, mettiamola così, che è un, direi che è l'accezione. Poi c'è il problema di chi su base locale fa delle valutazioni, come hanno fatto Roma ad esempio sugli ATP, di soluzioni che nella fase sperimentale su quel processo lì, che è un processo molto semplificato, insomma tutti quanti abbiamo l'idea di che cos'è il lavoro l'ATP. E il suo problema c'è quello della sperimentazione. Questo però è una valutazione che deve fare poi il presidente locale, perché così come io avevo premesso che non te lo posso impedire di fare le cose, ti posso solo spiegare, e credo anche l'OCF può solo spiegare, che è un tema cruciale, strategico, e quindi forse che vale la pena di rifletterci sopra, però bloccare e dare un ordine che blocchi non compete. Scusate, io mi fermerei a una prima parte di quello che ha detto Andrea. Noi facciamo una raccomandazione di porre attenzione a questo problema a tutti i consiglieri di ordine. Non abbiamo altro potere che questo, segnalando questo. Ecco, ok? Siete d'accordo? Quindi non sconfessiamo nessuno, ma invitiamo solo a prudenza. Grazie e ci vediamo la prossima volta. E termina così questa assemblea del 7 e dell'8 aprile 2017. Sono le ore 13:29. Avete potuto seguirla in diretta grazie a Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura da colleghi a colleghi. La odierna puntata è stata curata da Clara Mazzarella e da Andrea Pontecorvo, in questo momento in regia. Come avete sentito, sono stati trattati gli ultimi due temi dell'ordine del giorno, abbastanza corposo, erano ben 16 punti trattati fra ieri e oggi. Ben presto troverete sulle pagine del sito di Uslo Web Radio, www.webradiouslo.it, l'indicizzazione per temi trattati, quindi per i singoli punti all'ordine del giorno. Ovviamente è impossibile creare un'indicizzazione per relatore, ma riteniamo che già l'individuazione veloce nella traccia di ore e ore di trasmissione possa agevolare la ricerca e lo studio da parte dei colleghi, dei giuristi che volessero intraprendere questo tipo di approfondimento. Per quanto ci riguarda, ritorniamo con tutti gli speciali e le puntate ordinarie di Svegliati Avvocatura la mattina alle 7:15 per approfondimenti, appuntamento ormai che ha superato l'anno. Ecco, il coordinatore ci dà anche la buona Pasqua a tutti i presenti, cosa che ovviamente anche noi diamo in anticipo e continueremo a dare nei prossimi giorni. Ricordo ancora lo speciale musica la domenica mattina, l'almanacco, gli speciali di cultura, cultura giuridica e quant'altro, sempre sulla radio dell'avvocatura da colleghi a colleghi. Ringrazio ancora l'Extel, Infordata, Sistemi, Asta Legale, Banca Popolare di Sondrio per aver consentito questa trasmissione. Vi invito a seguire anche gli sponsor tramite i loro siti e ovviamente troverete ampia indicazione sul sito della radio www.webradiouslo.it. 331-309-7852 il telefono se ci volete mandare dei messaggi, commenti, critiche, sempre bene accette. Web Radio
@uslo.it è invece la nostra email. Seguiteci anche sui social e cari colleghe, cari colleghi, per questo sabato 8 aprile alle ore 13:32 è davvero tutto. Un caro saluto e a prestissimo. Uslo Web Radio 331 3097 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni.